Eccoci quindi all'ultima giornata di Pachima, sono con Rossano Bozzi. Rossano, noi ci siamo incontrati il primo giorno e oggi possiamo tirare le somme. Siamo all'ultima giornata di manifestazione, quindi non è ancora esattamente finita. Siamo molto stanchi ma anche molto soddisfatti perché il successo di questa edizione è andato ben oltre le nostre aspettative. E devo dire che è andato anche oltre le nostre aspettative, perché stiamo comunque vedendo ancora adesso, che sono le ultime ore, un'Ipachima decisamente affollata, lo si vede anche penso dalle immagini intorno a noi. Quindi dei numeri che ci hanno lasciato perplessi in senso positivo. Ma guarda, al di là delle statistiche, che per carità sono sempre importanti, analizzeremo attentamente quello che è successo dal punto di vista quantitativo, ma è l'aspetto qualitativo che mi interessa evidenziare, perché dal punto di vista dell'interesse verso l'innovazione che queste aziende in questa manifestazione hanno presentato è stato veramente grande. Le aziende hanno portato, credo, mai come in questa edizione, proprio innovazione, sostenibilità, energy saving, e-commerce, le migliori soluzioni in vari ambiti, e questo ha, diciamo, soddisfatto le aspettative dei nostri operatori in visita, che sono poi le persone a cui noi ci rivolgiamo in maniera prioritaria. Numeri chiaramente noi non ne abbiamo perché ancora non ne avete rilasciati, però a quanto abbiamo potuto sentire dai diretti pareri degli espositori c'è stata molta soddisfazione sia da parte loro per la visita e per la qualità del pubblico, ma anche da parte del pubblico, perché effettivamente, come tu ci avevi preannunciato il primo giorno, ma siamo andati a controllarlo, ci sono state veramente tantissime novità di natura tecnologica e di servizi che chiaramente hanno soddisfatto quelle che sono le esigenze di un mercato che, malgrado tutto, comunque sembra voler ripartire con un certo brio. Ma allora, le aziende con cui abbiamo la fortuna di lavorare come espositori sono dei campioni dell'export. Questo significa che grandi, medi e piccoli hanno un orientamento molto spiccato all'esportazione di tecnologie e soluzioni innovative. E questo li fa primeggiare in Europa, e non solo in Europa, direi nel mondo, dal punto di vista della capacità di customizzare le proprie soluzioni, ma soprattutto di essere molto innovativi, lavorando proprio braccio a braccio con multinazionali o aziende locali che sono in grado di stimolare questa competenza e questa innovazione che le nostre aziende possono ben rappresentare. Chiaro che abbiamo avuto ovviamente delle difficoltà su alcuni mercati che non hanno potuto, per vari motivi, come dicevo, essere presenti, però adesso lo possiamo dire, abbiamo riscontrato una presenza dall'estero veramente interessante, anche da paesi che, diciamo, non sono abitualmente presenti in manifestazione. Ciò vuol dire che la dinamicità di questo settore è un elemento sicuramente importante, e che la dinamicità del settore venga rappresentata dai Ipachima mi sembra ormai acclarato. Significa anche che il vostro team ha lavorato molto bene in questi anni, malgrado le difficoltà, visti i risultati che vediamo qui intorno. Quando ci sarà la prossima edizione? Siamo già al lavoro praticamente, perché in questi 4 giorni abbiamo avuto veramente tantissimi incontri con tantissime aziende anche non presenti in manifestazione, di vari settori, alle quali aziende abbiamo raccontato già i principi di un progetto strategico che ci accompagnerà al 2025 dal 27 al 30 maggio. Quindi siamo pronti, lavoreremo sodo ancora di più, speriamo con minore difficoltà, per rendere felici i nostri clienti. Allora, grazie a Rossano Bozzi, grazie a tutto il team di Ipachima, vi aspettiamo nel 2025 dal 27 al 30 maggio. Grazie.